Proprio, sì, Magidda, sì. Proprio non si smentisce mai. Mai. Graziella. Come la chiamate voi? Graziella è un poco buttanella. No, scusi, e Graziella. Poi ci fermiamo ancora. Se lei apostrofa in questo modo sua cognata Graziella, deve giustificare perché lo dice. Perché lo dice? Usano magari i petri. E noi non lo sappiamo. Quando volte che mi cucino Alfio, cioè, cercato di capire cose. Che cosa? Allora. Una sera un mannare a casa e stavamo io a casa a briscola in cinque. Sì. Giusto io ero chiamatore. Cofu è buono, passavo da sotto la finestra della sua casa e mi sa sua moglie, perché poi non solo, ma ti scatene. Mm-hmm. Fai uccio, fai schigli. Mm. Fallo in silenzio. E dico, Ida, chi sta Ida? Graziella. La faccio fare, me la fai chissi lei. Senta, io non la so fare, la donna che bene. Rispetto la faccia lei se la vuole fare, se no ce ne andiamo tutti, eh? Allora, che? Gli appeccio, chiedo, quanti se si ne un di Alfio, un altro giochiamo, un da retrocamera do bar, certo, di Don Pippino. Certo, retrobottega di Don Pippino. Invece stavamo io che chissà entravo e dice presto Alfio, un famio sapeva, presto Alfio corri, hai inteso tua moglie che si lamenta, si sente male, corri. Mm. E chiedo Alfio a bie carta in tavaria, che io avevo una parina chiamata di 90 signor La Rosa, che si precipita con una spaddata a porta e ci passa una fuliggine. Così, quasi da porta quasi abbattuta la porta. Abbattuta. No, di una sera restavo attaccato. Ho capito, vabbè. Che da porta sera andò a muro, arribum, boom, da testa e Alfio. Io avevo una pariglia di corna, non ci fa niente. Va da bene, ma non dica tutto della sua famiglia, tutto sta dicendo, tutto stasera sta raccontando. Vabbè, quindi... Io subito, si fa tutto il corridore, sì, arrivo... Io. No, io. C'è stai contando io. Ho capito. Io c'è una sta spaddata, no? Attraversa la saletta, si fa tutto un corridore. Io. Ma io chi? Lei cosa sta dicendo? Stai contando io. Ho capito, io sto ascoltando. Posso contare io? Sì, la racconti lei, io. Che anda una spaddata, a porta, chi guarda non sta. Va bene. Attraversa la saletta, si fa tutto un corridore. Io. Ma lei, voi, lei chi? Ma no, io, il corridoio, no, il corridore è quello che corre, si fa tutto il corridoio, io. Come glielo devo dire, in spagnolo, il corridoio. Quindi una cosa, sai, una cosa. Ma scusi, ma il corridoio, questa stanza, questo vano lungo che collega i vari vani della casa, no, il corridoio. Anda una spaddata, a porta andappa, rabomma, che ducchi, guarda, non ci fece niente. Attraversa la saletta, si fece tutto il corridoio, tutto quanto. Arriva in fondo alla stanza da letto, sì. Sua moglie intanto l'avventiso, devi trovare a dire, io come ci si gioia, chi hai? Ha visto che era tutta vestita con tutte le trasparenze. Sì. Tutto con queste case regge reggende. Tutte. È la ennesima volta che sbaglia, anche ieri a Messina ha sbagliato. Non si chiamano, per favore, calze regge reggenti, bensì, signore e signorine presenti, calze autoreggenti. Queste calze qua. Sì. Poi era tutto sì. Con bebe bollo. Con bebe bollo tutto trasparente, copelliciotto tutto va bene, baby doll. Come tu ti muovi, sì. Lucoso, picchia e fa così. Sì. Il pelo si agita, diciamo così, del baby doll. Sì. Cammina, ma fa un pazzesco. Sì. A lei no. Ognuno con certo le sue effetto. Emozioni. A me fa un certo effetto. Anche a me, lasciamo stare. Non, poi non sapete dire, ma anche i monsignori non ci interessa, però vedi, si sforza di farlo, sta cosa. Basta, è arrivato a un certo punto.
quante le devo sopportare, ma appena, lo faccio perché le voglio bene. Appena lui sì. ha visto da maniera, prima tutto preoccupato di come stava del suo stato sì. di salute, poi appena ha visto da maniera ci si dice: ma che cosa stai fando a così vestita e elegante, elegante matrimoniale diletto buttanesca? Vabbè, vabbè. Perché dice, se no, dice, siccome non mi sentivo bene, ci avevo voglia di mettermi a letto, dice, un pigiama era troppo pesante perché ci ho avuto anche la febbre alta. Dice, ero vestita così. Chi due affio, caezza urdo, signora Rosa, è ingrasciato. Va bene. Mio cugino affio è ingrasciato. Ingrasciato, capisco bene cosa vuol dire. Ingrasciato. Sì. O mese scorso, a maggio, se ne un dentista che ci doleva la anga, che io ho visto affacciato, mi impressionai. Sì. Che faccio un'unghiata, pare che era uno con due teste, da quant'era, caro, è una cosa enorme. Un dentista ci ha trovato tracce di panettone dopo Capodanno ancora lì. A maggio ancora, a maggio. Da Natale. Lasciato, un lasciato. Però non è cretino, però no, non è cretino. Non è cretino, no, non è cretino, no. Per giocare ci era perché c'aveva la febbre, aspetta, venga subito sei mesi. Oh. E da più i sportelli dell'armadio, e da più i sportelli della scarpera, e da più i casciolo da candarano, e da più i casciolo da colonnetta, e da più il cassettino dove mettono i cose di oro. Dice, ma dopo ci puoi essere un cristiano? Ma io cercavo dentro un cassettino piccolo, ci può essere un uomo. Quando viste che non c'era nessuno all'ultimo piglio, dice, che sa calau, era sotto letto. Allora c'era il postino che non ha suonato manco una volta. Sì. Diciamo che era entrato. Ci ha trovare aperto. Certo. Mi ha nudo. Sì. Capareo al rappareggio. Sì. Grazie. Perché l'uomo, l'uomo. Che? L'uomo, il meccanismo dell'uomo già è complicato. Eh? Non è che. Ma quando c'è uscando. Certo, certo, certo. La paura. La sentana, paura crea. Ci vuole un furetto. Perché... Fermo. Stia sempre attento. Perciò Alfio, come ho visto chi chiappavo di capire, o tagliavo da faccia, boom, ci andappava la faccia in terra, ci sa sua moglie, che cosa ci fa chi sto sotto letto? È da buttanazza. Ci disse sotto letto niente, ma so vede sopra letto. Vabbè, lasciamo perdere. Il signore Rio Guarnieri Litterio, lasciamo stare. Let's go.